tanta, alta. Va bene, con la Mila ormai. Dai, vado, gira. Tanti anni insieme, anche quest'anno grande successo al nostro camp che abbiamo fatto a Fanano con 80 bambini, Mila grandissima collaboratrice con la quale si lavora ormai da tanti anni e tutti gli altri in porta. Vediamo quando è il momento, dovrebbero cambiare, i piccoli dovrebbero andare a percorrere la pista piana. E si entra in tutto il percorso sul quale in molto chiaro e mi sembra dovrebbe essere. Ciao, non c'è tuo marito? Sì, ragazzi in giro sulla pista piana mentre cucinano a girare. Recentemente i grandi ora escono, soltanto l'attenzione sul gruppo dei piccoli, sempre un gruppo decisamente preparato. E anche l'applauso delle persone che vi stanno guardando, visto? spontaneo, grazie, applauso grazie. Spontaneo. Lasciamo subito la parola, non c'è stato nessun infortunio. Buongiorno a tutti. E oggi è un giorno importante perché in qualche misura si inaugura la pista, ma l'aspettativa che ho io è che in qualche misura si consolidi quella sinergia che è andata sviluppandosi e sempre di più rafforzandosi nel tempo, per fare in modo che questo ritorni ad essere il polo cittadino per tutti gli sport a rotelle. Qui lavorano con generosità e per il bene comune e nel nome dello sport, che è una delle cose più importanti, è una consapevolezza bella che rende felici tutti. Allora fate un applauso a lui. Adulti che sono qui, che lo fanno con generosità e con tanto spirito, si può dire, di amore, no? Papà l'andava a prendere, la portava giù, si allenava con noi fino alle 8, con me, con Michele. Michele, prego, vieni un attimo. Michele è l'altro allenatore che da sempre segue Laura, coadiuvati anche da Riccardo Cavalli, che la segue da 4 anni a questa parte. Perché gli atleti di altissimo livello non hanno un solo allenatore, hanno uno staff di allenatori. E l'allenatore per la bicicletta, l'allenatore per il fondo, l'allenatore con il resto della squadra. Perché per forgiare un diamante bisogna tagliare tutte le facce. Comunque con oggi Laura ci saluta e abita di nuovo.